Benvenuti ragazzi e ragazze in questo primo episodio del podcast di Professione AI. Io sono Daniele Mingolla e frequento l'ultimo anno del corso magistrale all'Università Milano Bicocca in Data Science. Se sei un ragazzo o una ragazza che sta per terminare i propri studi o semplicemente hai già un lavoro ma vorresti cambiare settore e sei molto interessato al mondo della Data Science, io ti consiglio vivamente di guardare fino in fondo questo video perché porrò delle domande molto semplici ma al contempo molto importanti a un esperto del settore. Infatti ho il piacere, grandissimo piacere, di avere qui con me oggi Giuseppe Gullo, che oltre a essere un esperto di machine learning è anche il fondatore di Professione AI, che è una piattaforma online all'interno della quale potrete trovare tantissimi corsi relativi al mondo della data science a 360 gradi, quindi a partire da come analizzare i dati fino a come applicare i modelli più fighi esistenti nel mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi innanzitutto ti ringrazio Giuseppe per essere oggi qui con me, spero tu stia bene. Ah, ciao Daniele, tutto bene? Ah, ti ringrazierei per avermi invitato, però la realtà è che mi sono autoinvitato, quindi. Ah, allora, perfetto. Allora, ragazzi, cancellate tutto ciò che ho detto in introduzione. Non è vero, è tutto finto. No, sto scherzando. Quindi, Giuseppe, io vorrei iniziare ponendoti una domanda abbastanza semplice, che a mia volta mi viene posta anche dai miei amici, che mi chiedono: Daniele, tu che cosa studi? Che cosa fa il data scientist? E soprattutto cosa tu andrai a fare poi al lavoro? Quindi, io vorrei chiederti, Giuseppe, chi è il data scientist e che cosa va a fare al lavoro? Guarda, sulla data science si dicono tantissime cose e la maggior parte di queste sono sbagliate. Infatti c'è la concezione errata che il lavoro di un data scientist sia semplicemente quello di andare a realizzare dei modellini di machine learning e magari poi andare pure a metterli in produzione. Ma non è così. Il lavoro di un data scientist è molto più ampio. Generalmente quello che fa è utilizzare i dati per portare valore all'azienda. Come lo può fare? Lo può fare in maniera differente, essenzialmente tre. O utilizza i dati per estrarre informazioni, quindi fornire insight a quelli che sono i manager dell'azienda per ottimizzare eventuali aree. Oppure può realizzare sistemi di raccomandazione, questa è una delle aree più hot del machine learning attualmente, no? Lo vediamo tipo con TikTok, cioè il successo di TikTok è interamente dovuto al loro sistema di raccomandazione, che ancora nessuno ha già capito come funziona. Oppure ancora si possono realizzare dei prodotti basati sui dati. Esempio classico magari è FaceApp. Gli algoritmi di FaceApp sono appunto il risultato del lavoro del loro team di data science. Nella pratica, cos'è la data science? È l'unione tra informatica e statistica. Un altro delle concezioni sbagliate è l'interazione che c'è tra AI e data science. Molti pensano che sono due cose che sono quasi sinonimi, ma in realtà non è così. AI e data science utilizzano stessi metodi, ma per fini differenti. Il fine della data science è appunto quello là di creare valore dei dati. Il fine dell'AI invece è quello di creare software intelligenti, quindi generare automazioni. Se andiamo a creare tipo dei diagrammi di Euler-Oven, quindi da una parte mettiamo l'AI, dall'altra parte mettiamo la data science, vedremo che ad esempio dentro l'AI avremo algoritmi di ricerca oppure software engineering, perché solitamente quando lavori con l'AI vai a lavorare poi sui sistemi Certo. embedded e quindi non puoi soltanto utilizzare Python o R. Dentro la data science invece cosa avremo? Avremo magari statistica. Oppure SQL, quindi come andare a ottenere informazioni da database. Nell'intersezione di questi due insiemi avremo appunto machine learning oppure la programmazione. Quindi sono due campi diversi, ma che si vanno a intersecare e quindi solitamente chi lavora in ambito data science può anche andare a spostarsi facilmente nell'AI. Quindi un tipico caso, ad esempio, per chi dovesse ascoltare questo termine per la prima volta, è magari un manager che ha raccolto vari dati relativi alle vendite negli scorsi anni e semplicemente vuole sapere, ok, all'incirca quante vendite potrò fare nel prossimo mese e in questo modo anche poi poter eventualmente gestire una campagna di marketing, quindi poi diciamo utilizzare gli strumenti statistici, matematici per poter, tra virgolette, rivolgere uno sguardo al futuro e quindi poi magari gestire meglio il business, gestire meglio le vendite, eccetera. Però, come tu hai detto, Esatto. comunque la figura del data scientist è
sicuramente un'intersezione tra più discipline. Quindi sicuramente esatto. Chi vorrà iniziare a studiare questa disciplina non dovrà focalizzarsi soltanto in un determinato settore, come ad esempio informatica o soltanto statistica, perché sicuramente serve un po' tutto, serve saper leggere i dati, serve saperli pulire, serve saperli analizzare, serve conoscere un po' la matematica di base, alla base dei modelli. Quindi ci sono varie competenze che un data scientist deve avere, e sono anche tante, immagino. Quindi io ti chiedo, nel corso della tua carriera, anche nel corso della tua esperienza, quali sono, secondo te, le competenze che un data scientist non può non avere? Il fatto è che la data science è un campo incredibilmente interdisciplinare, anche per questo è molto difficile da imparare, no? Considera che io stesso non mi definisco un data scientist perché sicuramente mi mancano ancora competenze in determinati campi, come appunto può essere la statistica. Quali sono le competenze di cui ha bisogno? Sicuramente la statistica, si parte da lì. Un laureato in statistica fa molta meno fatica a imparare data science rispetto a un laureato in altri campi, come ad esempio l'informatica. Non è impossibile, semplicemente fa meno fatica. Ovviamente c'è anche l'informatica, la programmazione, matematica, in particolare analisi matematica e calcolo numerico. E inoltre bisogna appunto sapere anche andare a reperire e processare i dati, come utilizzando dei linguaggi come SQL e sapendo come interfacciarsi con i database più utilizzati, sia relazionali che non relazionali. Perdonami Giuseppe, potresti per favore spiegarci la differenza tra database relazionali e non relazionali per coloro i quali soprattutto non vengono magari da un background informatico? Sì. Questo è un database. Database è semplicemente un software utilizzato per immagazzinare dati. La differenza tra un relazionale e un non relazionale è il come questi dati vengono immagazzinati. In un database relazionale i dati vengono immagazzinati utilizzando uno schema definito, quindi una struttura che questi dati devono avere. Questo non avviene all'interno di database non relazionali. Ovviamente sono due approcci che hanno pro e contro, ma più che pro e contro hanno diversi campi di applicazione, perché all'interno di un database relazionale puoi eseguire delle query, quindi puoi fare delle richieste sui dati anche molto complesse. Questo invece non è vero per i database non relazionali, dove non sono idonei all'esecuzione di query complesse, proprio per come i dati vengono immagazzinati. Allo stesso tempo però i dati sono più versatili, quindi se vuoi salvarli in maniera gerarchica, oppure se vuoi fare modifiche alla struttura dei tuoi dati senza dover modificare i dati che hai già immagazzinato, utilizzando un database non relazionale, puoi fare. Quindi sono due approcci che hanno campi di applicazione differenti. Detto questo, un'ultima cosa che ci tengo ad aggiungere, che è una cosa che viene trascurata spessissimo, è una competenza fondamentale per un data scientist che, come ho detto, spesso trascurano. Qual è? La capacità di comunicazione. La data science inizia con i dati, continua con il codice e finisce con la parte di presentazione dei risultati. Ora, i risultati che tu ottieni, spesso e volentieri, li dovrai andare a presentare a delle persone o dei manager che non hanno alcun tipo di competenza tecnica. Quindi per te, data scientist, è fondamentale saper presentare questi risultati in maniera chiara e convincente. Quindi devi essere in grado di capire qual è il tipo di visualizzazione più adatta da realizzare per presentare un determinato tipo di risultato. Ci sono ancora data scientist che utilizzano il grafico a torta per presentare determinati risultati, no? Che è una cosa che se lo vede qualcuno che ne capisce di data science o anche solo di statistica, cioè si lancia qua dalla finestra, no? Ci sono interi corsi, sia universitari che su Udemy, su Coursera, interi master soltanto sulla visualizzazione. Quindi ragazzi, non è importante soltanto pulire il dato e applicare il modello, questo qui lo ripeteremo all'infinito, ma se voi non siete in grado di spiegare i risultati che avete ottenuto a vostra madre, a vostro fratello, a vostra nonna, mi sa tanto che dovete cambiare un attimo approccio, perché comunque, come ha detto Giuseppe, i manager, il datore di lavoro, comunque le persone a cui
vorrete presentare i risultati, spesso, anzi quasi sempre, non hanno le vostre stesse competenze tecniche. Poi ci sono anche molti errori che purtroppo spesso sono anche voluti. Cioè, c'è un detto che dice: se torturi i dati abbastanza, alla fine confesseranno ciò che vuoi. Questa è una cosa che purtroppo viene utilizzata tantissimo nel giornalismo o nella politica. Quindi far dire a dei dati qualcosa che in realtà non esiste. Ad esempio, un approccio classico sbagliato è quello di definire un punto di partenza per dei grafici a barre che non è il punto d'origine. Quindi magari una differenza che sarebbe stata impercettibile partendo da un determinato punto più in alto sembra essere invece una differenza importante. Oppure andare a fare dei grafici che non sommano a 100, no? Quindi distribuzione che poi non sommano a 100. Conoscere questi concetti di comunicazione e visualizzazione non solo ti permette di fare delle visualizzazioni efficaci, quindi comunicare i risultati in maniera convincente ed efficace, ma ti permette anche di tutelarti da questo tipo di manipolazione dei dati. Quindi hai un doppio ritorno, no? Sia in termini lavorativi che poi in termini personali. Certo, quindi impari a comunicare bene i tuoi risultati, quindi fai capire anche a chi ti ascolta, chi non ha le tue competenze tecniche, che tu sai non solo appunto sviluppare modelli, ma sai comunicare in maniera efficace anche a persone che non hanno il tuo background ciò che tu hai realizzato, e sai spiegare quindi il perché di quei risultati, e al contempo, come hai detto giustamente tu, nel momento in cui tu sai creare delle grafiche corrette, sai visualizzare correttamente i dati, sei anche in grado di proteggerti, di difenderti se qualcuno ti fa vedere dei grafici che insomma mostrano dei problemi abbastanza gravi. Qual è il miglior modo per acquisire queste competenze, visto che sicuramente ci sono tantissimi libri, tantissimi corsi, tantissime università, tantissimi master, e quindi una persona, magari un ragazzo o una ragazza, potrebbe addirittura perdersi in questo mare di informazioni. Se tu potessi, diciamo, tornare indietro ai tuoi 18 anni, ipotizziamo che tu già conoscessi questo bellissimo mondo della data science, cosa avresti fatto? Da chi saresti andato a imparare? Quale percorso formativo, a tuo parere, avresti preferito seguire? Ma io ho imparato moltissimo dai libri, però il fatto è che la conoscenza non serve a nulla se non fai pratica, specialmente in questo campo. Cioè, queste sono tutte competenze che alla fine derivano dall'esperienza. Puoi studiare certe cose dai libri, però finché non le metti in pratica rimarranno sempre estremamente vaghe e poi finisci per dimenticarle. Quindi la cosa che suggerisco io, alla fine le informazioni oggi come oggi si trovano comunque, si trovano ovunque, si trovano su YouTube, si trovano su blog, si trovano su corsi che ormai abbondano sul web. La cosa che manca è appunto qualcosa che ci permetta di fare pratica, e fare pratica in maniera concreta. Quindi nel momento in cui noi andiamo a lavorare all'interno di un'azienda, non dobbiamo essere un peso per l'azienda perché non sappiamo ancora come muoverci all'interno di determinati ambienti. Quindi quello che consiglio io, magari stai facendo un percorso di studi anche all'università, ma non ti limitare a quello. Utilizza il tempo libero per portare avanti alcuni progetti che poi ti permettono anche di farti un portfolio, no? Perché un portfolio per me pesa tanto quanto un titolo, e forse anche di più, perché il titolo è un attestato che dice che certe cose le sai fare, no? Il portfolio invece è una dimostrazione che quelle cose le hai già fatte, e quindi è una conferma che le sai fare. Quindi il mio consiglio è questo: di andare pari passo, teoria e pratica. Quindi studia dove vuoi studiare e poi fai pratica su progetti concreti. Chiedi feedback, no? Chiedi feedback, perché magari stai facendo un progetto ma hai fatto totalmente certo, sbagliato, capito? Quindi condividilo con professionisti, con esperti, chiedi feedback e vedi se effettivamente sei sulla strada giusta. Guarda, spesso a me capita che mi venga chiesto qual è il miglior corso, qual è il miglior libro, quale certificazione prendere, quale non prendere, no? Ma è una cosa che io spesso dico e condivido totalmente il tuo messaggio, è proprio questo, nel senso, lavorare su progetti che dimostrino effettivamente che tu sia riuscito ad applicare ciò che hai studiato. E questa costruzione di un portafoglio personale, in un certo senso, poi ti rende anche unico, quindi dall'occhio nel momento in cui un recruiter va e vede il tuo CV. Quindi magari, al contrario di una persona che ha soltanto seguito un percorso di studi, tu investi il tuo tempo in letture, in progetti, e questo per forza di cose andrà a creare
una figura lavorativa unica, quindi tu avrai un tuo portafoglio che sicuramente non è uguale a quello di un altro, quindi risalterai maggiormente nel momento in cui verrai eventualmente, il tuo curriculum verrà eventualmente visto. Esatto, e lo sai anche questo cosa dimostra? Questo dimostra che tu hai un reale interesse verso la materia, oltre al soltanto avere lo stipendio per vivere, no? E questa è una cosa importantissima, perché se hai un reale interesse vuol dire che è la passione. Se hai la passione, tu certe cose le studierai anche fuori da quello che è il tuo lavoro, la tua professione. E questo ti porterà a crescere molto più velocemente rispetto ad altri che invece lo fanno soltanto per professione. E di conseguenza investire su una persona del genere è un ottimo investimento per l'azienda. Certo, poi se c'è anche un consiglio che io posso dare, sono come te anche un grande appassionato di tecniche di apprendimento, un concetto molto importante è quello di infotainment, ovvero divertirsi studiando. E quindi quando ci si diverte studiando, automaticamente vari articoli scientifici, varie ricerche dimostrano che automaticamente si apprende meglio. Quindi sfruttare anche la costruzione del portafoglio, non solo chiaramente per risultare più appetibili a livello lavorativo, ma anche per divertirsi e quindi andare poi a innescare un circolo vizioso in cui tu studi, applichi, ti piace, sei davvero molto fiero di ciò che hai applicato, perché spesso magari all'inizio parti con i progettini un po' più piccoli, poi però inizi a lavorare ai progetti più grandi, più corposi, sei fiero di ciò che applichi, questo ti rende ancora più felice, ancora più gasato, allora vai, continui, studi, applichi, e questo qui è un feedback loop infinito che ti porta a migliorare dell'1% ogni giorno, no? Che poi a fine anno sei migliorato esponenzialmente. Certo. Una cosa che facevo io quando ero all'università, io per ogni corso che facevo ci sviluppavo un'app sopra, no? Quindi ad esempio ho fatto il corso di geometria analitica e ho fatto un'app in cui andavo a far vedere come, cioè era un'app che era un risolutore di equazioni, no? In questo modo, cioè, le informazioni mi si saldavano in testa, perché proprio ci lavoravo, cioè, nella pratica in maniera anche molto intensa, e parallelamente facevo pure un pochettino di soldi che mi permettevano di campare all'università senza dover chiedere ai miei genitori, no? Quindi, cioè, te l'ho detto, se c'è la passione, queste non sono cose, cioè non è un peso, io quello lo facevo pure a divertimento, capito? Non lo facevo solo per studiare. Certo. Assodato che costruire un portafoglio, quindi parallelamente al proprio percorso di studio, è una cosa molto utile. Tu che cosa consiglieresti appunto a un ragazzo o una ragazza, ma al contempo anche a chi vorrebbe cambiare settore ma ha già un lavoro? Tu pensi che l'approccio in questo caso alla data science cambi rispetto a un ragazzo magari che si è appena diplomato e sta cercando eventualmente una facoltà a cui iscriversi? Non cambia. Quello che conta è la base di partenza che lo studente ha. Si è laureato, ma dove si è laureato? Cioè, in cosa si è laureato? Se si è laureato in qualche disciplina STEM, no? Di statistica, matematica, informatica, ingegneria, chimica, oppure anche in economia, allora a quel punto prendere queste competenze e utilizzarle anche per imparare data science è una cosa che può fare tranquillamente. E tra l'altro ha anche, sempre uno che studia in economia, ha anche un campo di applicazione, quindi una conoscenza di dominio ben precisa all'interno della quale applicare la data science. Se invece parti totalmente da zero, il percorso ovviamente sarà molto più complicato, perché, cioè, non prendiamoci in giro, quello della data science, quello data scientist è una professione molto specializzata, molto complicata, ma anche per questo è la figura tecnologica, cioè la figura professionale tecnologica meglio retribuita, perché ovviamente essendo super specializzata se ne trovano di meno. Al momento, né in Italia, né in Europa, e forse penso neanche nel mondo, l'offerta della science riesce a colmare quella che è la domanda. Se devi partire da zero, sappi che comunque devi partire dalla statistica. Devi partire dalla statistica, poi devi passare all'informatica. Nel mezzo ti servono anche delle competenze di analisi. Non pensare che si può imparare semplicemente andando a vedere, cioè sta cosa l'ho sentita dire me l'hanno detto tantissime volte, ah, cosa me ne faccio io di un corso di machine learning, alla fine mi vado a vedere la documentazione di TensorFlow. Di che stiamo parlando? Se tu non sai come funziona il processo di addestramento di un modello di machine learning, non potrai mai farne uno realmente funzionante, a meno che non ti esce a fortuna. Non volevo dire una brutta parola. Non ti esce a fortuna, no? Quindi ci sono cose che vanno studiate e vanno approfondite. Magari puoi anche non portarti all'estremo. Puoi andare a utilizzare reti neurali senza sapere come viene calcolato il gradiente utilizzando la chain rule, no? Magari è una cosa che potresti pure trascurare. L'importante è avere l'intuizione di comprendere come i modelli funzionano al loro interno.
perché senza di questo non potrai ottimizzare un modello. Certo, infatti una cosa che spesso dico è proprio questa, che secondo me la differenza tra un bravo tecnico e un bravo data scientist è proprio nel fatto che il secondo comprende ciò che sta facendo e comprende a fondo, magari non troppo a fondo, perché spesso ci si rende conto che quando si studia, no, quando si studia matematica dietro alcuni modelli è davvero infinita, quindi tu puoi scavare all'infinito, sì. Quindi non ci sarebbe davvero tempo, però i secondi, quindi il data scientist, una persona che almeno io reputo data scientist, è consapevole degli strumenti che sta utilizzando e sa il perché sta utilizzando, sa quali vantaggi ci sono, sa quali svantaggi ci sono e soprattutto sa comparare diversi approcci. Al contrario, invece, magari una persona soltanto tecnica, quindi che ti sa usare il modello, è davvero davvero va a fortuna, perché poi magari a livello di business lavorativo, e questa è una cosa molto importante, bisogna anche essere in grado di spiegare i risultati che si ottengono. Quindi una persona che spesso non conosce la matematica dietro i modelli non è neanche in grado eventualmente un domani di poter spiegare al proprio manager, al proprio capo o anche a se stesso come sia riuscito poi ad avere questi risultati. Devi andare a fondo nella teoria, ma proprio a fondo fino a livelli basilari, perché magari vuoi fare ricercatore. Se vuoi fare ricercatore, allora cioè, devi scendere fino ai principi primi. Ma a quel punto, secondo me, la cosa migliore è fare un PhD. Se vuoi fare ricerca, un PhD serve. Se invece vuoi essere un professionista, quindi vuoi lavorare all'interno di un'azienda per portare valore all'azienda utilizzando i dati, o magari lo vuoi fare come libero professionista, allora a quel punto non ti serve scendere così in fondo, ma ti serve piuttosto sapere, conoscere diverse soluzioni e capire quale adottare per risolvere un determinato problema, no? Certo, tu prima hai parlato di approcciarsi alla data science attraverso sicuramente lo studio della teoria, ma anche l'applicazione pratica. Io, come ho detto all'inizio, all'introduzione, appunto ho spiegato che tu sei anche il fondatore di Profession AI, quindi vorrei chiederti se questo tuo approccio, che poi ti ha portato magari dall'università a creare un'applicazione per ogni esame, poi sei riuscito a proiettarlo all'interno dei corsi, quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è Profession AI e soprattutto come sono strutturati i corsi, perché avete scelto quelli specifici insegnanti, ecco, se puoi farci una panoramica a 360 gradi di Profession AI. Ma sì, guarda, in realtà ho iniziato con Profession AI proprio per questo, perché non trovavo dei corsi che rispecchiassero quelli che appunto sono i miei principi basilari per poter apprendere qualcosa. O erano over teorici, come ad esempio quelli di Coursera ovviamente sono corsi universitari, sono validissimi, però poi ti lasciano con un bagaglio di conoscenze teoriche abbastanza profondo, però poi nella pratica ti perdi. Al contrario invece sono tipo quei video su YouTube che ti fanno vedere, o anche su Udemy stesso, ti fanno vedere come fare una determinata applicazione, ma cioè scrivendo codice così, senza sapere poi effettivamente quello che stai andando a fare. Io come ho iniziato con Profession AI? Io quando 4 anni fa facevo da mentor per la specializzazione in machine learning su Coursera, questa è una piattaforma che conosco bene. All'epoca, subito dopo che ho iniziato questa attività, mi hanno contattato da Udemy Italia chiedendomi di realizzare il loro portfolio di corsi per machine learning per il mercato italiano, no? Che erano appena sbarcati in Italia. Da lì cosa è iniziata, ho fatto i primi corsi, devo dire che è andato meglio di quanto pensavo. Io comunque sono una persona che una cosa o la fa bene o non la fa del tutto, indipendentemente da poi dal ritorno che questa cosa mi offre, anche se, cioè, se devo fare un regalo, no? Infatti considera, il primo corso di machine learning l'ho preso quasi a malattia e ci ho messo 6 mesi per farlo, cioè 6 mesi. Poi per fortuna, cioè, le persone si sono accorte di questa cosa, no? Il valore che offrivo era decisamente maggiore rispetto a quello che era il costo del corso. Poi anche a livello di mentoring agli studenti, ho cercato sempre di dare il massimo. Se uno mi faceva una domanda alle 11:30 di sera perché qualcosa era poco chiara, io alle 11:35 già gli avevo risposto. Poi comunque col tempo questa cosa cominciava a diventare ingestibile, perché siamo arrivati a 100 studenti, 1000, 2000, 3000. Durante il 2020 siamo arrivati a quasi 20.000 e a quel punto ho detto o si abbassa per forza la qualità, ma è una cosa che non avrei mai fatto, piuttosto avrei cambiato lavoro, oppure si cerca di
ristrutturare il progetto per farlo diventare qualcosa di più grande e per poter andare a seguire meglio tutti questi studenti che stiamo andando a formare. Quindi a fine 2020 abbiamo lanciato la piattaforma di Professional AI, dove all'interno della quale pubblichiamo non soltanto i semplici corsi, ma dei veri percorsi formativi che hanno l'obiettivo di formare lo studente partendo dai prerequisiti necessari fino all'accompagnamento all'interno di un'azienda. Quindi l'obiettivo qual è? È formare le famigerate figure junior con esperienza. Quindi ragazzi che hanno appena finito di studiare, ma che in realtà hanno già accumulato un bagaglio di esperienza pratica che gli permette di inserirsi all'interno dell'azienda senza aver bisogno di ulteriore formazione, no? Poi, attenzione, per ulteriore formazione non intendo che avrà finito di studiare, perché se tu vuoi lavorare in questo campo dovrai studiare sempre, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. E il settore tecnologico si sta muovendo più velocemente, cioè i nuovi traguardi sono praticamente all'ordine del mese. Quindi se vuoi lavorare in ambito data science, in ambito AI o tutti i settori limitrofi, allora devi capire che ci sarà sempre da studiare. Avrai sicuramente un ritorno che è importante, quindi lo studio vale assolutamente la pena. Ritorno sia in termini di economici, perché è una professione che ben più che ben pagata, ma anche personali, perché è una carriera che dà grandi soddisfazioni, che comunque contribuisce a realizzare quelle che sono le tecnologie del futuro. Nonostante questo, però, dato questo amore di studio, allora è sempre da portare avanti. Se vuoi fare questo lavoro, cioè, devi anche avere passione. È la terza volta che lo dico, me lo dico perché ne sono convintissimo e perché ci tengo a questa cosa. Chi lavora in questo campo lo deve fare anche perché gli piace, non lo deve fare, ma in generale il lavoro che fai lo devi fare anche perché è una cosa che ti stimola, che lo fai non soltanto perché devi lavorare, ma lo fai anche perché ti piace, no? Per me questo è uno dei settori più emozionanti dove poter andare a realizzarsi in questo campo, perché a meno che non ti mettano a fare data entry, certo. Mettono data science. Quindi, a fare data entry è come mettere un architetto a impastare il cemento, no? Certo, quindi facendo un attimo il punto della situazione, Professional AI è nata dalla tua voglia di trovare quella piattaforma che fosse di intersezione tra il troppo teorico e il poco pratico. Quindi tu hai cercato di colmare questa lacuna, quantomeno nel mercato italiano. Infatti noi facciamo esattamente questa cosa. Teoria e pratica che vanno a pari passo. Apprendi la teoria, la metti subito in pratica. Una volta che hai sviluppato un buon allineamento tra teoria e pratica, ti facciamo fare un progetto, ma un progetto che è proprio un case study di qualcosa che faresti all'interno di una vera azienda. Al momento in cui tu completi un percorso, lo completi avendo già un bagaglio di esperienza accumulata che ti agevolerà nel quello che può essere il tuo lavoro. Infatti una cosa che tengo molto a precisare è che comunque tutti i docenti di Professional AI è gente che ha molta esperienza in questo settore, soprattutto ha molta esperienza aziendale. Sì, noi prendiamo solo persone che hanno già lavorato almeno da 5-6 anni. In realtà ogni corso è frutto della collaborazione tra un senior con almeno una decina d'anni di esperienza, sempre all'interno di aziende, di avere un PhD e almeno una decina di anni di esperienza all'interno di grosse aziende. È una figura mid-senior, quindi ha 5-6 anni di esperienza all'interno di aziende. In questo modo il senior solitamente prepara il curriculum e verifica l'effettiva qualità formativa del corso che stiamo realizzando. Il mid senior invece si occupa effettivamente di realizzare il corso, registrare i video, preparare il codice, le slide e tutto il resto. No, perfetto, no, è molto interessante questo vostro modo di creare i corsi. Quindi voi partite inizialmente, diciamo, dalla richiesta di mercato e poi cercate intorno a questa di andare a creare un corso in modo tale che poi i vostri studenti abbiano dei prerequisiti, al contempo studino e poi escono, come hai detto tu, degli junior con esperienza, perché sono stati accompagnati durante il loro percorso da persone che effettivamente l'esperienza ce l'hanno e sanno come funziona in azienda e soprattutto sanno cosa l'azienda richiede. Per quanto riguarda invece i corsi,
effettivamente, se ci puoi fare qualche nome, magari un vostro corso di punto, il corso che a te piace di più, quello lì che magari è stato recensito meglio, che è piaciuto di più ai ragazzi e alle ragazze che offrite, quale sarebbe? I corsi secondo me sono tutti quanti sullo stesso livello. Io mi sono divertito di più a fare quello di computer vision, ma perché è il campo che a me personalmente appassiona di più. Per chi non conoscesse che cos'è la computer vision, se puoi dirci che cos'è per favore, in modo tale che le persone non si perdano con queste parole. Sì, è il campo, un sottocampo dell'informatica, ma in realtà più dell'intelligenza artificiale, che spiega come estrarre informazioni dalle immagini, detto così proprio in maniera molto generica. In realtà fa anche altro, cioè puoi estrarre informazioni proprio come comprendere le immagini, no? E utilizzare queste informazioni a fini differenti, riconoscimento di immagini, object detection, no? Riconoscimento di oggetti, certo, specifici all'interno di immagini. Come professionale abbiamo anche un open project in ambito computer vision, ma in realtà è un'interazione tra computer vision e natural language processing. In sostanza stiamo sviluppando un'app che permetta alle persone non vedenti e ipovedenti di comprendere il mondo intorno a loro. In che modo? Scatti una foto col telefono, poi il nostro sistema ti descrive vocalmente il contenuto della foto, e non lo fa semplicemente elencando quello che vede all'interno della foto, ma lo vede descrivendo la scena, no? Certo. Questo tipo, questa è un'applicazione fantastica, non soltanto a fini, cioè sicuramente è una cosa bella a livello sociale, no? Perché comunque stai dando un impatto, stai avendo un impatto concreto nel mondo, aiutando una determinata categoria di persone, ma anche a livello tecnico è una sfida molto bella, perché appunto è l'intersezione tra i due campi, no? Computer vision, che studia come comprendere le immagini, natural language processing, che invece studia come comprendere il testo. Infatti il modello era una rete neurale che prendeva in input immagine e testo, processava parallelamente, estraendo informazioni da questi due tipi di dati, poi metteva le informazioni insieme e tirava fuori l'output. Quindi voi all'interno dei vostri corsi comunque offrite in alcuni di questi la capacità quantomeno di apprendere le basi per poi andare a svolgere o costruire questi progetti, che sicuramente non sono semplici. No, certo, no, completando un percorso sarai in grado di svolgere progetti del genere. Ah, perfetto, ah, quindi ok, perfetto. Io invece credevo che semplicemente venissero date le basi, invece a quanto pare una persona, un ragazzo che riesce... Sì, dipende da cosa fai, perché ti ho detto, al momento noi abbiamo ancora i corsi singoli che vengono da Udemy. E quelli ti forniscono delle neanche basi, si arriva a livello intermedio. Mentre nei percorsi che stiamo realizzando ora, quello è proprio l'obiettivo di farti diventare una figura junior, ma che in realtà ha già un'esperienza tale da poter lavorare in tutta l'autonomia. Certo, una cosa molto importante che ho notato è che voi avete anche dei coach relativamente alla parte statistica, perché come abbiamo detto precedentemente non è soltanto imparo a programmare, applico il modellino e ciao, ma avete anche dei coach proprio in ambito statistico. Questo qui a maggior ragione proprio sta a indicare quanta importanza date alla statistica. Ma la trascurano tutti perché la statistica generalmente non piace, ma è necessaria. Cioè io non voglio fare corsi per dare il contentino allo studente, dice va bene, ho imparato a fare il mio fit predict utilizzando scikit-learn, certo, sono data scientist. No, l'obiettivo di Professional AI è formare appunto delle figure che siano valide. E per formare delle figure valide bisogna partire da lì. Se tu sai già la statistica, allora puoi già partire con machine learning. Se non conosci la statistica descrittiva e inferenziale, devi partire da lì. Parti dalla statistica, bene, la sai, ok, passiamo alla programmazione, impari la programmazione, poi passiamo al machine learning. Non puoi pensare di partire a studiare il machine learning se prima, cioè, non hai queste determinate basi. È come, non lo so, voler correre a MotoGP senza saper togliere le rotelle dalla bicicletta, no? Capisci? Certo, guarda, una parentesi che io voglio aprire, magari per chi non ha un background informatico molto, molto ampio, è questa, che diciamo adesso siamo arrivati a un livello di facilità nel programmare alcuni modelli che realmente anche persone che magari non hanno un background matematico statistico molto importante
facilmente riescono a programmare, a sviluppare dei modelli. Ecco, è proprio qui che nasce per l'appunto la problematica, come abbiamo detto precedentemente, perché è diventato sicuramente più facile sviluppare dei modelli, però la complessità dei modelli che è diventato più facile sviluppare è aumentata, quindi paradossalmente è diventato facilissimo creare una rete neurale, lo possiamo davvero far fare a chiunque, perché ci sono dei siti, ci sono dei programmi che tra virgolette ti permettono di fare tutto in maniera automatica, tu semplicemente gli dici cosa devono fare e loro lo fanno, però bisogna anche capire che poi nel lungo andare, anche a livello professionale, questa cosa non ti permette di crescere, perché la libreria può cambiare, il programma può cambiare, però la matematica di base in media rimane quella. Però la matematica di base è proprio la cosa, come diceva Giuseppe, più noiosa, no? È quella lì che tipicamente gli studenti cercano di saltare, perché è molto più figo magari fare le previsioni, allenare il modello. E poi vorrei dire un attimo questo, quando noi diciamo allenare il modello, che cosa intendiamo? Intendiamo dire che c'è, diciamo, una formula matematica che ci permette di fare delle previsioni e noi utilizziamo i dati relativi al passato, quindi noi raccogliamo tanti dati sul passato, poi applichiamo una determinata formula matematica che utilizza i nostri dati sul passato per poi poter fare delle previsioni sul futuro. Adesso sto realmente banalizzando la cosa, però lo dico per coloro i quali magari si trovano un po' persi nel momento in cui si parla di fit e predict. Quindi fit cosa vuol dire? Che noi alleniamo questa formula matematica in modo tale che sia in grado poi di svolgere delle previsioni sul futuro, e predict vuol dire che noi utilizziamo la formula matematica che è stata allenata sui nostri dati raccolti in passato in modo tale che poi possa svolgere delle previsioni. Quindi correggimi se sbaglio, sono stato bravo. No, tutto corretto. Guarda, potresti fare i corsi pure tu. Sì, tra l'altro hai detto una cosa intelligentissima, che appunto ormai addestrare un modello è semplice perché fanno tutto i framework. Però la cosa difficile è addestrare un modello che poi sia effettivamente valido. Cioè andare a testare questo modello, andare a verificare se il modello funziona, se il modello ha overfitting, se lo hai allenato su dati che erano sbilanciati e quindi tende a andare a prevedere sempre la classe più presente all'interno del dataset, no? Per questo io dico che sotto certi aspetti per apprendere il machine learning è più importante la statistica che l'informatica, perché queste sono tutte competenze che poi derivano da un percorso in statistica, no? Ce lo dico contro i miei personali interessi, perché cioè, non studio statistica, studio informatica, no? Lo certo. So proprio perfetto, perché io vengo dall'informatica, quindi so come sotto certi punti di vista ho delle carenze che non avrei avuto se avessi studiato informatica, se avessi studiato statistica. Se avessi invece studiato statistica avrei avuto delle carenze in informatica che però paradossalmente mi sarebbe avrei fatto meno fatica poi ad apprendere, no? Certo, ma questo qui è proprio relativo al fatto che è più facile studiare la programmazione con Python che studiare statistica inferenziale, va, capisci? Più facile, soprattutto il Python lo utilizzi, i linguaggi di programmazione lo utilizzi e vedi subito il risultato, no? Invece tu vedi tutte quelle formule matematiche e dici, ma nella realtà dove stanno queste cose qui, no, che io sto utilizzando? Poi come avevo detto precedentemente, comunque, la figura del data scientist è una figura poliedrica, quindi bisogna avere un minimo di base in tutto, ed è per questo per l'appunto che è difficile. E io ti vorrei chiedere, in un mondo complesso e quindi richiede da parte nostra una maggiore velocità nello studio, un maggior senso di adattamento, una maggiore velocità nell'adattarsi, nel saper apprendere, nell'essere flessibili, secondo te quali sono le sfide che un data scientist si ritroverà ad affrontare in futuro e come potrebbe affrontarle al meglio, quindi come potrebbe velocizzare il proprio apprendimento per cercare magari di imparare quell'ultimo modello figo che è uscito che ci permette di migliorare le previsioni di tantissimo? Ma innanzitutto avere un'ottima gestione del proprio tempo, dedicare ogni giorno, se non riesci ogni giorno almeno un paio di giorni alla settimana all'aggiornamento personale, non pensare di farlo una volta ogni 3 mesi, perché dopo 3 mesi sei già datato, specialmente oggi che ormai viviamo nel periodo dei big data, no? Certo. Tu considera ogni giorno vengono generati almeno 2.5 exabyte di dati, che sono 2.5 trilioni di megabyte, una cosa sconcertante. Quindi le tecnologie per la gestione dei dati cambiano e devono cambiare per forza, perché questo è un numero che sta continuando a crescere anno dopo anno in maniera vertiginosa. Ora, tra l'altro
il machine learning si sta sempre spostando di più verso il deep learning, perché sai che il machine learning ha dei limiti che sono invalicabili, cioè raggiunta una determinata performance, anche se riesce a continuare ad aggiungere dati, il tuo modello non migliora. Questa è una cosa che invece col deep learning non accade. Il deep learning, un modello di deep learning può migliorare avendo più dati a disposizione, in maniera proprio infinita. Questo perché? Perché all'interno di un modello di deep learning tutta la parte di feature extraction e feature engineering, quindi andare a generare nuove variabili, le variabili che hai già a disposizione, viene automatizzata all'interno del modello. Quindi tu, man mano che passi più dati, il modello apprende nuove feature e le utilizza per migliorare. Questa è una cosa che nel machine learning invece avviene manualmente. Tu fai manualmente tutta la parte di feature extraction e feature engineering e poi le passa al modello. Come si fa a migliorare in questa versione? Stanno sempre aggiornati su quelle che sono le tecniche più allo stato dell'arte, che, come ho detto, cambiano mese dopo mese. Io solitamente cosa faccio? Mi sveglio presto la mattina, mi faccio la mia bella oretta di ginnastica, corsa, allenamento, e poi un'ora e mezza la dedico allo studio. Ora in questo periodo non sto riuscendo a fare perché sono troppo strapieno di lavoro, ma appena mi alleggerisco un attimino riprenderò così. E poi un'altra cosa importante è andare anche ad acquisire le informazioni da fonti differenti, cioè non soffermare su una sola fonte, perché magari ti introduce un bias della quale poi non ti liberi, perché non sai effettivamente che la cosa drema un bias. Quindi cerca informazioni da fonti differenti e anche in formati differenti. Leggi articoli, libri, blog, guarda video su YouTube, corsi ascolta, di professione AI, aggiungo. No, ma tra l'altro professione AI, questa è una cosa che già facciamo, perché per ogni nozione fondamentale, oltre alla spiegazione nostra, ti forniamo pure 3-4 link con spiegazioni date da altri, perché magari c'è qualcosa che ti sfugge all'interno della nostra spiegazione, guardala pure da quest'altro punto di vista, certo. E magari così riesci a comprendere perché alla fine ognuno apprende in maniera differente. C'è chi apprende più in maniera visiva, come me, c'è chi invece riesce più a pensare in maniera astratta, c'è chi una cosa la capisce soltanto se la legge, no? C'è chi non capisce nulla se non gli viene fatto un esempio. Non è detto che una cosa è giusta e l'altra è sbagliata, sono semplicemente modi diversi di apprendere. C'è chi si trova meglio con determinati approcci, c'è chi apprende più velocemente, però poi non riesce ad andare oltre un determinato livello. C'è chi invece è più lento ad apprendere, ma riesce a scavare a fondo e a comprendere i principi primi di una materia, no? Guarda, hai detto due cose molto importanti. Il primo, a quanto pare c'è un pattern ripetuto che va dall'università fino al mondo del lavoro, soprattutto per chi vuole apprendere in maniera efficace, che è quello alla base di tutto dell'organizzazione. Quindi organizzarsi, avere degli obiettivi di apprendimento, quindi dire magari io entro fine mese voglio studiare questa libreria o voglio studiare questi tre argomenti di statistica, e poi magari partendo da lì organizzarsi la settimana dedicandosi un'ora, soprattutto la mattina come hai detto tu, quando si è più svegli. E poi un altro principio molto importante di cui tu hai parlato è quello di attaccare tra virgolette il problema da più lati, quindi nel momento in cui noi vogliamo studiare un concetto non dobbiamo semplicemente utilizzare magari una sola fonte, ma cerchiamo di raccogliere più fonti, attaccare il problema da più parti, in modo tale anche da vedere più punti di vista e confrontarli. A me spesso capita, leggo su Wikipedia una descrizione di un argomento e dico ok, l'ho capito, poi vado su YouTube, guardo un video e dico ok, l'ho capito, poi guardo lo stesso video, lo stesso argomento spiegato a un'altra persona e dico cavolo, ho capito l'argomento, ma non pensavo che avesse anche questa applicazione. E lì che cosa fai? Non fai che rinforzare quella cultura, quel concetto. Crei molti più agganci mentali relativamente a quel concetto e quindi ti rimane di più nella testa. Te lo ricordi meglio e lo sai sfruttare meglio. Esatto. Rischi di finire tipo nella trappola di Dunning-Kruger, no? Cioè, sì. Arrivi a un livello in cui pensi di saper tutto, quando in realtà ancora non sai nulla, perché ma non è neanche colpa tua, perché quelle cose nessuno te l'ha dette, cioè tu ti sei soffermato a una prima spiegazione dove hai avuto l'illusione di aver compreso tutto,
ma in realtà determinate cose non sono state dette. Quindi quando poi effettivamente quel determinato concetto, quella determinata competenza dovrei metterla in pratica, sarei totalmente perso, no? Detto, noi nei corsi cerchiamo di fare questo. Spieghiamo un argomento importante, può essere il processo di addestramento di un modello di machine learning tramite algoritmo di ottimizzazione, gradient descent. Ti do io la mia spiegazione di gradient descent, poi ti dico, guarda, ci sono queste altre quattro persone che l'hanno spiegato utilizzando quattro approcci differenti. Dai uno sguardo pure a loro, perché magari ti permetterà di unire i puntini, quindi avere effettivamente una comprensione totale di quell'argomento. Se una volta la devi mettere in pratica, lo puoi fare con cognizione di causa, perché sai quello che certo stai facendo. Guarda Giuseppe, noi siamo arrivati purtroppo alla fine della chiacchierata, io ti ringrazio davvero tanto, condivido totalmente tutto ciò che hai detto, soprattutto l'ultima parte. Quindi ragazzi, non solo vi abbiamo detto che il data scientist, quali competenze deve avere, come diventarlo e soprattutto quale lavoro poi effettivamente andrà a fare sul posto di lavoro, no? Quindi quale valore poi apporterà eventualmente all'azienda in cui andrà a lavorare, ma vi abbiamo anche dato due principi di apprendimento efficace che non valgono soltanto chiaramente per il mondo della data science, ma per qualsiasi settore, a partire anche dall'università. Quindi organizzazione e soprattutto studiare da più fonti che approcciano lo stesso argomento, però in maniera magari leggermente differente, in modo tale che vi rimanga più nella memoria. Io ti ringrazio ancora Giuseppe, ti ringrazio davvero tanto. Spero che questa chiacchierata sia stata d'aiuto ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che ci hanno seguito, e vi ricordo che usciranno altri episodi con altri esperti nel settore. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao. Ciao Daniele, ciao a tutti.